Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, Chiesa Cattolica e IOR, Istituto Opere Religiose, è la banca del Vaticano. L'amico Sirio Mistico mi invia un link dove c'è un articolo che riporta la posizione del settimanale cattolico Famiglia Cristiana. Questo settimanale, Famiglia Cristiana, recentemente, probabilmente nell'ultimo numero, ancora in edicola, è intervenuto nei confronti dell'IOR e chiedendone la chiusura. Cioè, Famiglia Cristiana, un settimanale cattolico, anzi il settimanale cattolico per antonomasia, ha chiesto la chiusura di questa banca vaticana, nei cui confronti diciamo che ci sono tante voci, e che certo non depone a favore dell'accettazione del messaggio evangelico da parte dello stesso Vaticano. Il messaggio evangelico di certo non è in sintonia con la Banca Vaticana, non è in sintonia con lo IOR, Istituto Opere Religiose. Il messaggio di Gesù invita tutti, in un certo senso, alla povertà, a non badare alle cose del mondo. Stranamente, il messaggio di Gesù è in fortissima sintonia con il messaggio del Buddha. Recentemente ho fatto un video dal titolo Le Beatitudini. Le Beatitudini si trovano nel discorso della montagna, il celebre discorso nel quale Gesù dice alla popolazione che lo sta ascoltando, dice: guardate gli uccelli dell'aria, essi non seminano, non lavorano, eppure il Signore provvede alla loro esistenza. Guardate i gigli del campo, essi non filano, non tessono, però le loro vesti sono migliori delle vesti del re Salomone. Un messaggio buddistico, con la differenza che il Buddha mantenne una posizione agnostica relativamente all'esistenza di Dio. Invece Gesù parla del Padre nostro che è nei cieli. E allora, partendo da questo articolo di Famiglia Cristiana, che chiede la soppressione dello IOR Vaticano, e vorrei osservare che relativamente al messaggio evangelico, che di certo è uno dei messaggi migliori a disposizione dell'umanità, vorrei far notare che potremmo avere due figure di Gesù. Un Gesù semplicemente storico, un uomo come noi, un uomo eccezionale, evidentemente, come eccezionale fu l'uomo Buddha. Quindi il Gesù storico, uomo, e poi c'è anche il Gesù Cristo, il Gesù Dio. E mentre il Gesù storico è storico, e per questo Gesù storico parlano già sin troppo chiaramente i quattro Vangeli, il Gesù Cristo è oggetto di fede. E la fede noi non possiamo esaminarla con le categorie della scienza. Di fronte alla fede si deve soltanto accettare il mistero della fede, la quale fede però c'ha come supporto il mistero dell'universo infinito ed eterno, che è tutto composto di
di atomi, atomi, ogni atomo è un microcosmo, è un mondo armonico, ci sono i nuclei, ogni atomo ha il suo nucleo, attorno al nucleo ruotano gli elettroni. È un mistero questo, e nessun bosone di Higgs potrà dirci come mai esiste l'armonia nell'universo infinito ed eterno. Poi quando io sostengo, come fece Giordano Bruno, tra l'altro come fece anche Isacco Newton, che l'universo è infinito ed eterno, beh, non dico niente che sia in contraddizione con la fede in una divinità, perché a sentire che l'universo è infinito ed eterno non è altro che attribuire all'universo quelle caratteristiche fondamentali che ogni fede attribuisce alla divinità. Infatti si dice che lo stesso Dio ha gli attributi della infinità e dell'eternità. Comunque si tratta di oggetto di fede, anche se uno non ha la fede. E crede non a Gesù Cristo, ma solamente a Gesù uomo, beh, bastano i Vangeli di Gesù, quest'opera sublime, i Vangeli di Gesù, a testimoniare che il settimanale Famiglia Cristiana ha ragione, il Vaticano potrebbe anche vivere anche senza lo IOR, anche senza l'istituto o opere religiose. Va bene? Ok, cari amici, qua mi fermo. Ringrazio l'amico Sirio Mistico per avermi informato su questo articolo di Famiglia Cristiana. Ringrazio tutti voi e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.